Consiglieri, vi chiedo gentilmente di prendere posto che la seduta sta per avere inizio. Consiglieri, consigliere Gozzoli, consigliere Ghera, procediamo a breve.
Prendete posto, grazie. Buonasera a tutti, si proceda all'appello. Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Baglio Valeria, Bernabei Annalisa, Bordoni Davide, Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, Celli Svetlana, Coia Andrea, Corsetti Orlando, Cozzoli Poli Ignazio, De Priamo Andrea, De Vito Marcello, Di Biase Michela, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Figliomeni Francesco, Ghera Fabrizio, Giachetti Roberto, Grancio Cristina, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Marchini Alfio, Mariani Alisia, Meloni Giorgia, Montella Monica, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Palumbo Marco, Pelonzi Anton Giulio, Penna Carola, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Seccia Sara, Stefano Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco, Tranchina Fabio, Vivarelli Valentina, Zotta Teresa Maria.
assenti, un consigliere. Assenti uno. 47 uno. Consiglieri presenti 47, consiglieri assenti 1. Constatato che ai sensi dell'articolo 35,1 del regolamento il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta, agli effetti deliberativi dichiaro aperta la seduta. Comunico che il primo provvedimento da votare è l'ordine dei lavori che è stato approvato ai sensi dell'articolo 22,4 del regolamento. Pertanto sottopongo in votazione l'ordine dei lavori ai sensi dell'articolo 22,4, ovviamente previa richiesta se vi sono interventi da parte di un consigliere contrario ed un consigliere favorevoli. Abbiamo interventi, vedo le mani alzate del consigliere Ghera e del consigliere Onorato. È per intervento contrario? Chi dei due fa l'intervento contrario? Procede il consigliere Ghera, visto che ho visto la sua mano alzata per prima. Prego, consigliere Ghera, per 3 minuti, ne ha facoltà, e in senso favorevole il consigliere Ferrara. Prego, consigliere, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Io intendo esprimere voto contrario, in quanto abbiamo chiesto nella scorsa riunione dei capigruppo che il primo atto politico fosse la votazione sulle linee guida. Ad oggi ci risulta, e siccome non ci ha dato comunicazione differente, che nessuno ancora ha depositato un atto così importante per l'amministrazione. Quindi ci troviamo a oltre 2 settimane dall'insediamento con nessun documento che è stato portato. Quindi in realtà, paradossalmente, la tanto decantata novità della giunta Raggi fa sì che si sta arrivando ad un risultato peggiore del sindaco precedente, tanto vituperato, quindi Raggi peggio di Marino per quanto riguarda il deposito delle linee guida e del programma, quindi che riguarda gli interventi da fare. Cioè, è gravissimo non perché non viene dato ai consiglieri comunali o alla maggioranza o all'opposizione, ma è grave che non venga dato ai cittadini romani. Quindi a oggi noi non sappiamo le linee guida del sindaco dei 5 Stelle, quindi penso sia un atto molto grave. Abbiamo chiesto al Presidente di sapere e al capogruppo di maggioranza, visto che si tratta di un unico partito, di sapere quando verranno depositate queste linee guida. La legge dice che per una settimana devono essere lasciate alla possibilità di essere consultate per portare degli emendamenti, anche perché le opposizioni ovviamente potranno portare dei documenti dell'integrazione degli emendamenti per ovviamente aggiungere quello che magari può mancare oppure completare dei discorsi che sono carenti. Ad oggi questo non è stato fatto e penso sia un fatto molto grave. Crediamo che magari da Milano la Casaleggio Associati stia limando forse le virgole per mandare qui qualche input, visto forse che a Roma non siamo in grado di scrivere un testo sulle linee guida. Basterebbe prendere lì i documenti e scopiazzare magari quello che è stato il programma ovviamente presentato al momento delle elezioni. Francamente non capiamo il motivo perché stiamo qua parlando delle commissioni e non discutendo sulle linee guida. Quindi a oggi non c'è stata possibilità per nessuno di sapere e conoscere questi documenti così importanti. Io penso sia una cosa insensata. Si dovrebbe invece cominciare dalle linee guida per poi andare a discutere delle commissioni, l'assestamento, tutto quello che vogliamo. Ad oggi il Presidente, nemmeno nella capigruppo convocata poc'anzi per parlare delle commissioni, ci ha comunicato, almeno non a noi di Fratelli d'Italia, l'intendimento appunto di presentare al più presto questo documento. Cioè, quindi il Consiglio Comunale si sta iniziando, comincia a riunirsi senza dire quello che il Sindaco e la Giunta vogliono fare, e penso sia un dato incredibile. Che se l'avesse fatto il Sindaco Ignazio Marino, i 5 Stelle all'opposizione avrebbero sicuramente fatto interventi di fuoco parlando di scarsa trasparenza, mancanza di democrazia. Consigliere Ghera, le comunico che i 3 minuti sono finiti, la invito a concludere. Queste sono le motivazioni che mi spingono a dare un voto negativo, chiedendo comunque al Sindaco che è qui presente, al Presidente del Consiglio, di depositare al più presto questo documento se non è stato fatto e poter andare alla convocazione del Consiglio Comunale, l'Assemblea Capitolina, quindi per parlare appunto delle linee guida. Grazie.
Prego, consigliere Ferrara, per 3 minuti ne ha facoltà. Grazie Presidente. Il Movimento 5 Stelle non è favorevole ma favorevolissimo. Abbiamo vinto le elezioni e vogliamo far correre questa città. Questa città sta correndo e lo farà anche grazie, al fatto che le commissioni discuteranno nei tempi previsti l'assestamento di bilancio. Per noi è importante dare a quest'Aula il ruolo democratico che gli è dovuto. Per cui le linee programmatiche ci saranno nei tempi dovuti, il Movimento 5 Stelle sta facendo tutto quello che deve fare nei tempi previsti, per cui siamo favorevoli, lo ribadisco con forza e credo che sia stata data anche un'opportunità all'opposizione, quella di poter discutere l'assestamento di bilancio nei tempi utili. Dopodiché io spero che l'attacco strumentale a cui ho assistito questi giorni sul fatto che le linee programmatiche non sono pronte sia solamente perché si vuole in questo momento magari confondere i cittadini. Noi pensiamo ai problemi veri della città e non pensiamo a strumentalizzare nulla. Per cui la ringrazio Presidente, andiamo avanti con i lavori. Grazie. In votazione l'ordine dei lavori. Consigliera Di Biase, per un richiamo al regolamento? Consigliera Di Biase, è previsto solo un intervento di 3 minuti per ogni consigliere, uno contrario e uno favorevole. Non l'ho scritto io l'articolo 22 del regolamento. Possiamo mettere in votazione l'ordine dei lavori. La votazione è aperta. L'ordine dei lavori è approvato, favorevoli 29, contrari 17, astenuti 1. Richiamo al regolamento, non si può intervenire sull'ordine dei lavori, è già stato votato, consigliere De Prima. Corretto, dobbiamo fare. Ora le rispondo, consigliere De Prima. Consigliere onorato, per un richiamo al regolamento? Se mi precisa ai fini della valutazione di ammissibilità ai sensi dell'articolo 64 su quale norma intende richiamare e per quale motivo. Prima di procedere alla trattazione per 3 minuti. Allora, richiamo il regolamento, l'articolo è il 95, se vuole glielo leggo anche. Funzioni ispettive di controllo e di indirizzo. Presidente, io coglierei l'occasione della presenza gradita, lo dico sinceramente, senza sarcasmo, del sindaco in aula, per chiedere due cose relative a quest'articolo. Lo legga, Presidente. Qualche giorno fa, anzi ieri, sindaco e Presidente, sono stati licenziati 30 lavoratori. L'ennesimo cambio appalto. Mi faccia finire, no, perché sull'articolo... Onorato, mi fa finire? No, perché dichiaro inammissibile il suo richiamo. Ho appena chiesto l'istituzione, se mi ascolta, dell'articolo 95 di una commissione d'indagine. Se mi fa finire l'argomento, evitiamo il casino. Onorato, se posso, Presidente? Io no. Chiedo, come dice l'articolo 95. No, Presidente, onorato, io lo vengo a chiedere lì. Le sto dicendo. Legge l'articolo 95, per favore. No, ho compreso. Legge l'articolo 95, per favore. Sa qual è? Consigliere onorato. Presidente, sa qual è l'articolo 95? Glielo leggo io. Il richiamo a regolamento. Funzioni ispettive di controllo. Sì, consigliere onorato. Ho già compreso. Le ho già detto che il suo richiamo a regolamento è dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 64. Ho compreso il richiamo a regolamento.
Colleghi, l'inno italiano. Passiamo all'esame della delibera sottoposta in votazione ai sensi dell'articolo 22,4, proposta di deliberazione e iniziativa del Presidente dell'Assemblea Capitolina, nomina dei componenti delle commissioni capitoline permanenti. Invito l'Assemblea a procedere alla trattazione del punto iscritto all'ordine dei lavori dell'odierna seduta concernente la nomina dei componenti delle commissioni capitoline permanenti. A riguardo rammento che il regolamento del Consiglio Comunale, all'articolo 87, prevede l'istituzione alle commissioni capitoline permanenti per un più incisivo svolgimento delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo attribuite all'Assemblea Capitolina, di cui costituiscono articolazioni funzionali al fine di agevolarne in via strumentale e preparatoria l'attività. Lo stesso articolo 87, in conformità allo Statuto, fissa in 12 il numero delle commissioni capitoline permanenti, indica le competenze di materia di ciascuna di esse e stabilisce altresì che ognuna di dette commissioni è composta da 12
consiglieri. Il successivo articolo 88 al comma 1 stabilisce che l'Assemblea capitolina provvede a deliberare la composizione di tali commissioni entro 20 giorni dall'insediamento cui si è proceduto lo scorso 7 luglio. Rappresentato a tal fine che, a mente del citato articolo 88 e dell'articolo 22, comma 2 dello Statuto, i componenti delle commissioni permanenti sono nominati tenendo conto delle designazioni dei gruppi capitolini, in modo da rispecchiare di norma la proporzione dei gruppi medesimi in seno all'Assemblea e che ciascun consigliere fa parte di almeno una e di non più di tre di tali commissioni, mentre il sindaco, come espressamente prescritto dal regolamento, non fa parte di alcuna di dette commissioni. Informo che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del TUEL, il vice segretario generale, in data 14 luglio 2016, ha espresso parere favorevole sotto il profilo procedurale in ordine alla regolarità tecnica del presente schema di provvedimento, in relazione al quale, trattandosi di atto di natura meramente procedimentale e di auto-organizzazione dell'organo, privo di rilevanza contabile, non si rende necessario acquisire il parere di regolarità del responsabile di ragioneria. Sottopongo pertanto all'Aula lo schema di composizione delle commissioni capitoline permanenti a disposizione presso il tavolo della Segreteria Generale, sul quale, tenuto conto delle designazioni pervenute dai gruppi medesimi dell'Assemblea capitolina e delle condizioni stabilite da regolamento, i medesimi gruppi hanno convenuto. Invito pertanto l'Assemblea a procedere mediante procedimento elettronico alla votazione del presente provvedimento per la nomina dei componenti delle commissioni capitoline permanenti secondo lo schema testé indicato. Si proceda alla votazione. Prego. Vogliamo... Sì, colleghi, vi invito a prendere posto per procedere alla votazione. Si proceda alla votazione. La votazione è aperta.
La votazione è chiusa. Votanti 45, maggioranza 23, favorevoli 45, contrari 0, astenuti 0. La delibera è approvata. È richiesta l'immediata eseguibilità del provvedimento testé adottato. Comunico che, a seguito della votazione testé, invito pertanto i consiglieri a procedere alla votazione per l'immediata eseguibilità. Il voto è aperto. La votazione è chiusa, votanti 47, maggioranza 24, favorevoli 47, contrari 0, astenuti 0. La delibera è esecutiva. Colgo l'occasione anche per apprezzare il contributo tanto degli uffici in questi giorni quanto dell'opposizione che ha tempestivamente comunicato i consiglieri da inserire nelle commissioni. Grazie colleghi. E a questo punto, visto che ci sono delle mozioni ex articolo 58, sospenderei la seduta per alcuni minuti al fine di verificare il testo di queste mozioni ed acquisire il consenso da parte di tutti i capigruppo ai sensi dell'articolo 58.
Bene, colleghi, possiamo riprendere. Vi invito a riprendere posto. Dunque, sono arrivate alla Presidenza due mozioni. La prima è a firma dei consiglieri di Fratelli d'Italia, a cui è stata aggiunta la firma del consigliere Cozzoli del gruppo misto, e quindi direi che ai sensi dell'articolo 58 non si sente? Comunque è la mozione ex articolo 58 inerente alla richiesta di ritiro bando di gara appalto gara N numero 63 65 68 7 e questa reperimento di un'area attrezzata nel territorio del municipio Roma 15 o municipi limitrofi per l'accoglienza e soggiorno di 120 nuclei familiari di etnia Rom e affidamento del servizio di gestione sociale e vigilanza. Questa firma, questa mozione non ha le firme di tutti i capigruppo e pertanto direi che a norma dell'articolo 58 dovrebbe andare in votazione nel prossimo Consiglio. Invece è arrivata un'altra mozione a firma di tutti i capigruppo per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle del consigliere Sturni, una mozione a firma di tutti i gruppi per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle a firma, prima firma Ferrara, a firma della lista Marchini di Fratelli d'Italia, di Forza Italia, Sinistra per Roma, Partito Democratico, Misto e lista Giorgia Meloni, mozione che è inerente mozione per definire la vertenza relativa al salario accessorio per tutte le annualità che potrebbero essere oggetto di contestazione, avviando un tavolo interistituzionale presso le opportune sedi governative finalizzato ad individuare una soluzione anche di carattere normativo che consenta di salvaguardare il trattamento economico accessorio dei dipendenti capitolini e di conseguenza il livello essenziale dei servizi pubblici erogati da Roma Capitale. Essendoci le firme di tutti i capigruppo, la mozione può essere messa in votazione ai sensi dell'articolo 58. Vedo che c'è una richiesta di intervento da parte del primo firmatario, consigliere Ferrara, a seguire consigliere Celli, consigliere Onorato, consigliere Cozzoli e Ghera. Prego, consigliere Ferrara. Grazie Presidente, vorrei ringraziare le opposizioni per aver firmato la mozione. Faccio un ringraziamento ufficiale a tutti. Vorrei che il consigliere Sturni parlasse e illustrasse la mozione, per cortesia, Presidente. Grazie. Prego, consigliere Sturni. Grazie. Allora, abbiamo redatto questa mozione e sono molto contento del fatto che tutti i capigruppo di tutte le forze politiche hanno apposto la loro firma e questo è un messaggio importante che va a tutti i dipendenti capitolini. Come voi saprete, la questione del salario accessorio è una questione che noi ci portiamo avanti, che Roma si porta avanti oramai da diversi anni, in particolare dal 2014, quando la Giunta capitolina ha adottato il nuovo contratto collettivo decentrato che è stato approvato in via provvisoria, temporanea, ma soprattutto in via unilaterale. Successivamente poi ci sono state una serie di
indagini svolte dal MEF, questo ce lo dice sempre la delibera 236 del 2014, delle indagini dell'Ispettorato Generale di Finanze e dei Servizi Ispettivi della Ragioneria Generale di Stato, che effettivamente hanno fatto una valutazione su come erano stati utilizzati i fondi, o meglio le somme, destinate al trattamento economico accessorio dei dipendenti capitolini. E qui appunto nasce tutta la questione che ci portiamo avanti da diversi anni, in quanto l'ultimo atto di indirizzo di Tronca effettivamente fa rilevare che ci potrebbero essere dei problemi per l'annualità che va dal 2008 al 2012, e in questo atto di indirizzo lui dà un impegno ben preciso al Dipartimento delle Risorse Umane. Possiamo dire un indirizzo che è rispettoso poi di una norma di legge, che è l'articolo 4 del DL 16 2014. E all'interno di questa disposizione normativa che cosa si prevede? Si prevede che in caso, in ipotesi, diciamo, di illegittima costituzione del fondo di questo salario accessorio, si vada poi a recuperare sul fondo, sui fondi per le annualità future. E qui ovviamente nasce una preoccupazione leggendo questo atto di indirizzo di Tronca, perché questo significherebbe incidere poi su, non solo sui trattamenti economici dei singoli dipendenti capitolini, ma soprattutto sui servizi, perché è evidente che se noi non abbiamo i fondi, se dobbiamo effettivamente fare questi recuperi per pagare gli stipendi ai dipendenti capitolini, poi ovviamente loro, d'altra parte, non vedendosi pagata questa controprestazione, si correrebbe il rischio di non veder assicurati poi i livelli essenziali di quei servizi che, tra l'altro, il Movimento 5 Stelle nel suo programma vuole mantenere pubblici, e questo deve essere un punto molto fermo. Quindi per questo motivo noi chiediamo, con questo impegno, al sindaco prima di tutto di definire la vertenza relativa al salario accessorio per tutte le annualità, quindi diciamo di fare un attimo chiarezza, luce e trasparenza su questo tema, ma soprattutto considerato che la questione, oltre che ad essere diciamo così economica, ma è anche giuridica, perché ci sono una serie di sentenze contrapposte proprio su quell'articolo di cui parlavo prima, è bene che il sindaco avvii un tavolo interistituzionale presso appunto le opportune sedi governative, finalizzato a individuare una soluzione che appunto possa essere anche di carattere normativo per superare questo problema. E qual è la finalità? Quella ovviamente di salvaguardare il trattamento economico accessorio per i dipendenti capitolini e quindi il livello essenziale dei servizi pubblici di Roma Capitale. Credo che questo sia un tema che è condiviso da tutti e da chiunque sia governa, ma anche all'opposizione, perché è evidente che garantire che i servizi funzionino, che i lavoratori possano vedersi erogato il loro trattamento economico, diciamo, questo è un problema sicuramente importante. Pertanto sono certo che tutte le opposizioni vorranno votare a favore di questa mozione, visto che l'hanno anche firmata, e sono certo che condivideranno questo primo atto di tutti noi, ma che diciamo è stato sicuramente importante, anche è importante per il Movimento 5 Stelle. Vi ringrazio. Grazie consigliere Sturni. Consigliera Celli, per 3 minuti ne ha facoltà. Grazie Presidente. Guardi, io sarò molto telegrafica. Vorrei innanzitutto far capire che questa non è la mozione del Movimento 5 Stelle, ma questa è una mozione firmata da tutti i capigruppo, visto che prima si era dimenticato il mio gruppo della lista civica Roma Torna Roma. In particolar modo da ex Presidente della Commissione Personale, questa diatriba va avanti da troppo tempo. Quindi noi chiediamo con forza affinché vengano portati avanti non solo la dignità dei dipendenti comunali, ma i servizi ai cittadini, che questa controversia vada risolta una volta per tutte. Credo che noi tutti insieme possiamo arrivare appunto nelle sedi opportune per poter far leva verso un diritto essenziale di tutti i lavoratori. Grazie. Consigliere onorato, per 3 minuti ne ha facoltà. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, no, apprendiamo con grande gioia l'idea di fare una mozione su questo tema, e
È inutile fare troppi giri di parole. I dipendenti del Comune di Roma, i dipendenti di Roma Capitale in questi anni sono stati di fatto raggirati da norme folli che i sindaci precedenti non hanno avuto il coraggio di prendere di petto. Caro sindaco, Roma non è una città qualunque, è la capitale d'Italia, quindi avrai tutto il nostro appoggio se avrai la forza, la capacità, la determinazione di sancire una parola che vale per i 25.000 dipendenti del Comune di Roma, ma vale per tutti i dipendenti delle amministrazioni comunali in Italia, perché non è possibile che ci siano trattamenti diversificati e non è possibile che un'amministrazione pubblica stabilisca un patto con i propri dipendenti e tempo dopo possa immaginare soltanto, figuriamoci, concretizzare il recupero di parte di quei soldi dati. Io nel mio piccolo sono figlio di due dipendenti pubblici, una delle tante famiglie italiane e romane, e chi ha vissuto determinate cose sa che su quello stipendio si fonda la crescita di una famiglia. Quindi immaginare persone che hanno mutui, prestiti, cessioni del quinto, qualunque cosa, possano all'improvviso sentirsi chiamare dal MEF, dalle Corti dei Conti, non si sa bene da chi, poi perché, è un'offesa. E questo non c'entra nulla con la produttività e con l'efficienza, è un altro tema sul quale bisogna fare un altro ragionamento. Allora, Presidente, io mi auguro che su questo tema, e oggi è un buon inizio, un buon momento, non ci siano divisioni, perché noi dobbiamo mettere in condizioni i lavoratori del Comune di Roma di dare il meglio. Per dare il meglio bisogna saper garantire lo stipendio innanzitutto, poi dobbiamo parlare di riorganizzazione, dobbiamo parlare di obiettivi e dobbiamo parlare di merito, che è un altro tema troppo sconosciuto. Quindi io mi auguro davvero che questa mozione non rimanga, come nel passato avveniva, lettera morta in qualche cassetto, e che il sindaco abbia la forza, perché il sindaco è il sindaco della capitale d'Italia, di andare a Palazzo Chigi e fare i fatti. Parlare dei sindaci precedenti non è mai corretto, però io ricordo che in quest'aula più volte, io ero ancora e sempre all'opposizione, provammo a dire le stesse cose a Marino. Il risultato è quello che viviamo oggi, il rischio addirittura che possano essere richiesti indietro piccole somme percepite da questi lavoratori. Quindi proviamo a fare i fatti, non è più una variabile, è una necessità assoluta che i lavoratori ci chiedono, ma che chiede la città, perché si fa un gran parlare di crisi economica, ma la crisi economica c'è perché la stragrande maggioranza di quella che una volta era la classe media di fatto è scivolata verso la povertà, e 100 euro, 200 euro o 300 euro in più o in meno al mese fanno la differenza sugli acquisti, fanno la differenza su una pizza, fanno la differenza sul cambio di un elettrodomestico. Quindi su questo, Presidente, voteremo in maniera favorevole e assolutamente non ci deve mai essere una divisione tra maggioranza e opposizione su temi di questa importanza. Grazie. Grazie, consigliere Onorato. Consigliere Ghera, per 3 minuti ne ha facoltà. A seguire il consigliere Cozzoli. Grazie Presidente, questo è un problema che si trascina purtroppo ormai da 3 anni almeno, come l'abbiamo visto in queste situazioni. Noi come Fratelli d'Italia siamo stati i primi a manifestare qui sotto col personale, con gli organi di informazione, quando abbiamo visto che stava prendendo una brutta piega, quando il sindaco Marino è arrivato qui e ha chiesto l'intervento del MEF per verificare, nulla osta, magari poteva essere pure giusto, quello che era accaduto in passato. Ma che è successo? Che il MEF, apposta, i colleghi parlavo appunto di alcune situazioni che ho studiato negli anni, il MEF ha nel 2013 emesso un parere molto più pesante rispetto a quello che lo stesso Ministero aveva espresso nel 2008, chiamato allora dal sindaco Alemanno. Per cui nel 2008 ci fu una contestazione di pochi punti, tra l'altro in parte risolti, dallo stesso ufficio, dallo stesso ministero, che poi ha invece fatto una relazione di oltre 100 pagine che parlava appunto del cosiddetto salario accessorio in modo molto molto approfondito e in modo molto molto più pesante, addirittura andata a contestare l'intero salario accessorio, non una parte o qualche singola voce.
Per questo dico che secondo me ci fu lì una, magari un parere più politico che tecnico da parte dei dirigenti o delle persone preposte del Ministero dello Sviluppo Economico, dell'Economia e Finanze, chiedo scusa, del MEF. Tra l'altro va anche fatto presente che vorremmo sapere come i comunali sono stati di fatto massacrati, addirittura su alcune campagne di stampa denigratorie che hanno attaccato i dipendenti comunali, che magari guadagnano poco più di 1.000 euro al mese e con questo cosiddetto salario accessorio vanno a vivere una vita nemmeno dignitosa, perché magari va in qualche modo a costituire circa il 20-25% del consigliere loro... Consigliere Ghera, la invito a concludere. È stato un minuto, tre minuti, almeno c'è la clessidra, insomma, Presidente, va avanti, conta al doppio. Allora, velocemente, dico, comunque vado a dire che secondo noi ci sono state, insomma, delle mancanze già dall'inizio, è stata un'interpretazione sbagliata. Vorremmo vedere se anche al MEF c'è qualcuno che prende il salario accessorio e come vengono erogati lì quei grandi o piccoli stipendi o premi. Questo va detto come prima cosa. Poi volevo dire che nei tre anni trascorsi sicuramente c'è stata negligenza nell'affrontare il problema, ci si è lavato le mani e si è portato avanti una trattativa sterile. Nell'ultimo periodo si è arrivati tra l'altro a ragionare sul come fare e come intervenire, quindi aumentando ovviamente la parte fissa, diminuendo la parte variabile. Chiediamo che comunque il sindaco da subito, visto che si è preso un impegno, vada a trattare con i ministeri, con chi di dovere, con la funzione pubblica, per definire finalmente la vicenda e, se possiamo dire, abbiamo chiesto già agli altri colleghi di inserire in questa discussione da subito anche il tema che ci è molto caro, dare un futuro ai dare un futuro ai ragazzi romani e italiani che hanno fatto un concorso pubblico, e crediamo che sia giusto andare a affrontare questo ragionamento da subito con tutte le forze politiche, immagino daranno sostegno al sindaco e alla giunta, per risolvere quello che è una questione di diritto e di legalità. Chi ha vinto un concorso pubblico deve essere assunto al Comune di Roma nel più breve tempo possibile. Grazie consigliere Ghera, consigliere Cozzoli, e a seguire la consigliera Meloni. Sì, grazie Presidente. Io credo che questa mozione debba essere l'occasione per riflettere sul modello di relazioni sindacali e relazioni industriali in genere che si è messo in campo in questi anni. Chi viene dalla scorsa consiliatura, maggioranza o opposizione che fosse, ricorda che per la prima volta nella storia delle relazioni sindacali di Roma Capitale si è adottato il contratto decentrato in maniera unilaterale, e per chi sa di cosa parlo, di diritto del lavoro, parliamo di un atto gravissimo e lesivo delle prerogative che sono contenute nello Statuto dei lavoratori. Ora, questo è un modello sbagliato, perché a me hanno insegnato che la quadra, l'accordo, quando si tratta di diritti dei lavoratori bisogna trovarlo a tutti i costi. E io spero che questo blocco, questo approccio si possa superare. Il tema del salario accessorio è un tema che riguarda tutti i comparti pubblici, però, Presidente, non dobbiamo dimenticare che questi dipendenti, al pari di tutti gli altri dipendenti pubblici, sono persone che hanno subito il blocco della contrattazione collettiva nazionale con effetto dal 2010. E questa è un atteggiamento, una scelta legislativa che è stata anche sanzionata dalla Corte Costituzionale. Per questo convintamente abbiamo firmato questa mozione e voteremo in maniera positiva, perché ovviamente crediamo che questa sia assolutamente una priorità. Servizi funzionanti significa persone coinvolte e fiere di essere parte dell'amministrazione. Vorrei concludere, Presidente, però con una considerazione ulteriore che penso possa arricchire questo nostro percorso all'inizio di questa consiliatura. Nello scorso due anni e mezzo, perché non c'è arrivata alla fine il sindaco precedente, abbiamo riflettuto su dare attuazione al decreto legislativo del 2010 che trasformava il Comune di Roma nell'ente Roma Capitale, che doveva cambiare tante cose. Invito a concludere, consigliere. Arrivo, sto concludendo, Presidente. E una di queste
una di queste, di questi spunti di riflessione potrebbe essere proprio il personale. Lavoriamo per dare, d'accordo anche con il Ministero, con gli organi preposti, attuazione piena al decreto legislativo del 2010 e facciamo in modo che i dipendenti Roma Capitale possano avere uno status giuridico differenziato e particolare degno della città per cui lavorano. Grazie. Grazie consigliere Cozzoli. Consigliera Meloni, per 3 minuti ne ha facoltà. Grazie Presidente, anche io molto velocemente per dire che chiaramente con convinzione abbiamo sottoscritto questo documento, crediamo che sia un atto di giustizia nei confronti di dipendenti dell'amministrazione capitolina che insomma sono spesso oggetto di qualunquismo. Occorre insomma ogni tanto ricordare qualche dato, ce lo siamo detto in campagna elettorale, si dice che Roma abbia troppi dipendenti, ma segnalo sommessamente che i dipendenti del Comune di Roma sono una media di 9 per 1000 abitanti, il Comune di Milano ne ha 12 per 1000 abitanti, significa che la quantità dei dipendenti capitolini è assolutamente in linea, si sono dette tante cose sbagliate ed è giusto che invece le questioni si affrontino con un certo grado di serietà, anche il tema del salario accessorio. Però io approfitto per dire, nel momento in cui dico che sosteniamo ovviamente il tentativo di affrontare la questione, che affrontare il problema del salario accessorio senza affrontare complessivamente il problema del salario rischia di farci riproporre la questione di qui a breve. Cioè il tema del salario accessorio è spesso stato mal posto, nel senso che noi abbiamo visto queste grandi inchieste giornalistiche che dicevano è una vergogna che sia considerato salario accessorio una determinata mansione che è specifica di un lavoro, quando si fa finta di non considerare, si finge di non sapere che il salario accessorio è stato utilizzato in questi anni come integrazione del reddito e di un reddito che per parte fissa altrimenti sarebbe un reddito da fame per chi lavora nel pubblico impiego e anche volendo per chi lavorerebbe nel privato. Per cui io credo che questa sia un'occasione per fare anche una battaglia di carattere nazionale, perché la questione è legata ovviamente al contratto collettivo nazionale. Bisogna portare la parte fissa del salario a una soglia dignitosa, queste sono battaglie che al governo diciamo qualcuno aveva tentato di normare e altri no, portare la parte fissa del salario a una soglia dignitosa per poter legare la parte accessoria del salario effettivamente al tipo di mansione, al lavoro, alla premialità, al merito, a tutto quello che non si riesce a fare proprio perché oggi il salario accessorio è purtroppo un'integrazione necessaria al reddito che non si può in nessun modo modulare. Questa è la prima questione che volevo sottolineare e mi auguro che in questo senso ci si muova e volevo dire che siamo disponibili quando si volesse insieme portare avanti iniziative di questo tipo anche al cospetto del governo nazionale. E la seconda questione, mi collego a quanto diceva il consigliere Ghera, abbiamo chiesto che in questa mozione proposta dalla maggioranza ma firmata da tutti i gruppi si affrontasse anche con un certo grado di chiarezza la questione del cosiddetto concorsone, si è preferito non farlo e per questo io dico che insomma saremo volentieri noi a proporre analoga mozione per affrontare anche questa questione, perché anche qui c'è un tema di credibilità dell'amministrazione. Se tu dici a tot cittadini che se superano una determinata selezione avranno un diritto, poi non gli puoi negare quel diritto, cambiare idea e tornare indietro, perché l'amministrazione non è più credibile. Anche questo è un problema che va affrontato nel minore tempo possibile, speriamo che ci sia solidarietà da parte del sindaco e della maggioranza, ma sicuramente noi porteremo questo tema all'attenzione del Consiglio. Grazie. Grazie consigliera Meloni. Consigliera Di Biase, per 3 minuti ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Naturalmente abbiamo sottoscritto convintamente la mozione, una insomma constatazione perché l'abbiamo sottoscritta, tuttavia insomma non è esaustiva sotto alcuni aspetti, perché va naturalmente avviato il tavolo interistituzionale, ma noi ci aspettiamo che il sindaco e la giunta subito garantiscano però il pagamento e la quota arretrata del 2015, perché il tema è che poi i lavoratori in busta paga non avranno, in seguito al blocco che è stato fatto da Tronca, che i lavoratori non si troveranno l'arretrato in busta paga. Quindi al più presto, a che io so che il sindaco ha avuto un incontro con i lavoratori, non so quanto è durato, però insomma lì l'impegno forse è
al pagamento subito in busta paga. Ci sorprende un po', devo dire, che nel momento in cui il Movimento 5 Stelle ci fa votare in aula questa mozione per noi sacrosante e che, ripeto, abbiamo sottoscritto convintamente, dall'altro lato, come dire, a qualche centinaio di metri da qui, il Movimento 5 Stelle vota contro un provvedimento che chiedeva appunto nel DDL enti locali, la cui la relatrice Maria Coscia, in cui si chiedeva, dicevo, la stabilizzazione del personale precario. Allora, delle due l'una: non accettiamo che si utilizzino due pesi e due misure, sempre di lavoratori stiamo parlando, noi siamo fortemente preoccupati di come verrà fatto, di come sarà garantito non solo, come dire, il livello occupazionale di queste lavoratrici, ma naturalmente anche il servizio scolastico, perché, signori, a settembre, notizia delle notizie, le scuole riaprono. Quindi questo è veramente una cosa che noi ci sta a cuore, e su questo, insomma, ci aspettiamo che voi possiate, che il sindaco e la sua giunta possa darci risposte puntuali, perché, e ritorno solo per un secondo alla mozione, la necessità è quella per il gruppo del Partito Democratico di superare l'atto unilaterale di Tronca e al più presto di arrivare a una concertazione. Voi la chiedete nel tavolo, però ecco, insomma, che serva a questo. Poi io, Presidente, le ricordo che noi siamo fuori dall'orario di convocazione del Consiglio, dovremmo votare la proroga. Convoco presso la Presidenza i presidenti dei gruppi. Sentiti i capigruppo, sono favorevoli ai sensi dell'articolo 27 per la prosecuzione della seduta oltre l'orario ai fini della votazione. La votazione della mozione è aperta. Votanti 45, maggioranza 43, favorevoli 45, contrari 0, astenuti 0. La mozione è approvata. E non essendoci altri provvedimenti in ordine dei lavori, la seduta è tolta. Ne approfitto per comunicare che le commissioni, le 12 commissioni permanenti, che vi ricordo, vale a dire, ai sensi dell'articolo 87, Commissione Turismo, Moda e Relazioni Internazionali, Commissione Scuola, Commissione Personale, Statuto e Sport, Commissione Commercio, Commissione Urbanistica, Commissione Patrimonio, Politica Abitativa e Progetti Speciali, Commissione Cultura, Politiche Giovanili e Lavoro, Commissione Politiche Sociali e della Salute, Commissione Ambiente, Commissione Mobilità, Commissione Lavori Pubblici, Commissione Bilancio ed anche la Commissione, vale a dire quelle costituite oggi, ed anche la Commissione delle Elette prevista dall'articolo 96, saranno convocate per lunedì alle ore 9 presso la Sala delle Bandiere ai fini della votazione dei relativi uffici di presidenza, quindi il presidente di ogni commissione e i due vicepresidenti. Chiaramente vi verrà notificata relativa convocazione. Grazie a tutti, la seduta è tolta.